Salve a tutti, sono Matteo Berardi dell'Istituto Alberghiero Amerigo Vespucci di Roma. Frumenta lievitata in fiore è il piatto che sto per preparare. La ricetta si divide in tre fasi. La prima fase è la pasta lievitata con farina manitoba del mulino Frumenta, lievito fresco, burro chiarificato, zucchero, acqua, latte e sale. La seconda fase consiste nel preparare la farcia con ricotta a vaccino, zucchero a velo, crema di nocciola, farina di cocco, olivotto, un'oliva dolce macerata in salamoia dolce. Iniziamo a sciogliere il lievito di birra nell'acqua a 36 gradi. Poi mettiamo la farina nella planetaria. Il latte. L'acqua con il lievito. E impastiamo per 10 minuti. Per la farcia uniamo la ricotta con lo zucchero a velo e la farina di cocco. Uniamo la ricotta, la farina di cocco ed infine lo zucchero a velo. Amalgamiamo e la farcia è pronta. Dopo aver amalgamato tutti gli ingredienti, trasferiamo l'impasto in una bastardella. Dopo circa un'ora l'impasto è lievitato. Stendiamo la pasta ad uno spessore di 3-4 mm e ricaviamo 12 dischi di due misure differenti. Spennelliamo con l'uovo i dischi. Riempiamo i dischi con la ricotta, l'olivotto e la crema di nocciola. Adesso chiudiamo i dischi con gli altri dischi. Adesso con i petali ottenuti comporrò un fiore. La rosa è pronta, adesso la andiamo a mettere in un coppa pasta e inforniamo a 180 gradi per 15 minuti. A questo punto prepareremo una crema inglese che ci servirà nella preparazione del piatto, con la vaniglia, i tuorli d'uovo, lo zucchero, il latte e la panna. Iniziamo a montare le uova con lo zucchero. Poi aggiungiamo la panna e il latte. E infine aggiungiamo i semi di vaniglia. Terminiamo con la cottura a bagnomaria per aggiungere la cottura alla rosa, ovvero a 82 gradi. Una volta fatta la crema inglese, la andiamo ad aggiungere a delle gocce di cioccolato. Componiamo il piatto. Ed ecco il piatto finito.